Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. In questi giorni è stata celebrata la festa di Sant'Antonio da Padova che, nell'occasione della Santa Messa celebrata proprio presso la parrocchia di Sant'Antonio da Padova in Pescara, ha fornito lo spunto a Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti nella sua omelia per rivolgere un forte invito all'evangelizzazione. Ascoltiamo dunque la proclamazione del Vangelo e l'omelia dell'Arcivescovo. Il Signore sia con voi. Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti. E se berranno qualche veleno, non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Parola del Signore. La festa di Sant'Antonio, con la parola di Dio che abbiamo ascoltato, ci riporta all'essenza di ciò che è la Chiesa. La Chiesa o è evangelizzatrice o porta il Vangelo fino agli estremi confini della terra o non è Chiesa. Questa è la discriminante su cui passa la logica del nostro credere e la logica del nostro essere credenti in Cristo Gesù. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Essi allora partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. I discepoli partono, i discepoli sono inviati, mandati da Gesù ad annunciare quel Vangelo che essi avevano raccolto dal Monte Calvario, sgorgò sangue ed acqua, dove inizia la storia della Chiesa, e da lì comincia l'avvenimento straordinario della professione di fede, l'avvenimento straordinario dell'essere evangelizzatori in mezzo all'umanità. Predicate il Vangelo ad ogni creatura. È un comando esplicito e diretto, un comando che arriva anche a noi oggi.
dobbiamo predicare il Vangelo, a chi dobbiamo rivolgerci perché il Vangelo sia vissuto interamente e con pienezza. Fratelli, sorelle, prima di tutto dobbiamo ripredicare il Vangelo a noi stessi. Dobbiamo ridirci il Vangelo di Gesù, perché questo diventi realmente il modello e l'abito della nostra vita. Dobbiamo predicare il Vangelo a coloro che forse probabilmente solo per tradizione o solo per consuetudine sono credenti, ma dobbiamo essere predicatori del Vangelo perché realmente ogni uomo, ogni donna che vuole entrare dentro l'ottica di una sequela di Gesù Cristo possa veramente credere e vivere il Vangelo in prima persona. Quell'amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, e quel prossimo tuo come te stesso, o se volete la pagina delle beatitudini: beati i poveri, beati i miti, beati gli afflitti, beati gli operatori di pace, beati i puri di cuore, e così via. Vivere quel Vangelo. Ma quel Vangelo va predicato anche a chi oggi non crede, a chi è distratto, a chi è superficiale, a chi è lontano da un itinerario di vita spirituale. Dobbiamo impegnarci tutti insieme. In primis si impegna il Vescovo a educare, a predicare il Vangelo. Con lui i presbiteri, i religiosi e le religiose che vivono un'intima partecipazione al ministero episcopale. E poi infine tutto il popolo santo di Dio che si deve rendere conto che il Vangelo va predicato con la vita, va predicato con l'impegno fondamentale di coerenza e soprattutto di buon esempio a chi ne ha maggiormente bisogno, secondo la logica dei nostri carismi, secondo la logica dei doni ricevuti. Ecco la seconda lettura che ci dice che il Signore qualcuno ha stabilito come apostolo, altro come profeta, altro come evangelista, altro come pastore e maestro, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo. Tutti insieme dobbiamo edificare questo corpo di Cristo a seconda del dono che abbiamo ricevuto, e se ci guardiamo veramente dentro di noi, ognuno di noi può scoprire il dono che Dio gli ha fatto, il dono che nella fede riconosce e sente fortemente di mettere in pratica perché possa realmente vivere secondo la logica di Gesù e secondo la logica del suo Vangelo. Tutto questo ci porta alla conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo, cioè la Chiesa, corpo di Cristo che sempre è pronta a vivere la sua testimonianza e che nell'Eucarestia che celebra, così come noi questa sera la stiamo celebrando, rivive l'esperienza dell'essere una cosa sola, dentro un grande progetto, il progetto di Dio di portare tutti gli uomini alla salvezza, di portare a tutti gli uomini a credere nella verità, di portare tutti gli uomini a quel godimento eterno della beatitudine
senza fine a cui arriveremo un giorno quando, concluso il nostro cammino terreno, potremo godere Dio nella gloria. E allora, giustamente, la prima lettura ci ha fatto riflettere ancora dicendo: io pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza. Che sia questo spirito di sapienza a incanalare i nostri sforzi, la nostra vita, che sia lo spirito di sapienza ad essere sempre vigilante in noi per godere di tutti i beni che Dio attraverso Cristo, per la potenza dello Spirito, vuol farci, perché la sapienza ci guida e la impariamo senza invidia e senza mezzi termini. Una sapienza che è un tesoro inesauribile per gli uomini, e quanti se lo procurano attirano l'amicizia di Dio, sono a Lui raccomandati per il dono del suo insegnamento. Che il Signore ci accompagni in questo itinerario, e Sant'Antonio, che per primo ha vissuto tutto questo nel suo annunciare il Vangelo, sia nostro intercessore per l'avvento del Regno, per la presenza di autentici cristiani dentro la storia, che possano realmente far giungere il Vangelo fino agli estremi confini della terra. E così sia. Ed è tutto per quanto riguarda questa puntata di Servizi e Interviste. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Grazie e a risentirci.